D'accordo, spostati. Cosa? Hai idea di cosa fare? Bypasso l'accoppiatore e inserisco un collegamento. Il compressore resterà attivo, potrebbe fondersi. Qualcuno ha chiesto la tua opinione? Ok, vediamo che cosa succede. È come ti avevo detto. No. Niente male, la domanda è quanto durerà. Abbastanza da portarmi a Night City, lì troverò una soluzione. Come no? Sto cercando una persona, Jackie Wells, per caso lo... Si poteva fare? Altro che. Certo, non un bel lavoro. Tanto valeva usare lo sputo e il nastro adesivo. Ha funzionato, è abbastanza. L'antenna su questo bidone non sembra andare forte, non si sentirà molto. Ma non mi dire. Ehi, Mike. Non sapevo che avessi un cliente. È arrivato qualche ora fa, io pensavo che ti avesse già avvertito. Sta tranquillo, Mike. Chiariremo subito le cose. Non lo sai che devi avvisare lo sceriffo ogni volta che entri nella sua città? Dirgli cosa ti porta qui, magari davanti a una bella tazza di caffè. Tranquillo, non resterò a lungo. Ma non hai risposto alla mia domanda, eh? Mi chiamo Andrew Jones, avrai sentito parlare di me. Temo proprio di no. Ero nelle forze speciali durante l'ultima guerra. Il nome Silver Shogun ti dice qualcosa? Temo proprio di no. Non sei molto socievole, eh? È un veicolo dei nomadi, quello? Dovevo aspettarmi. Finisco qui e vado. Non ho motivo di restare. No, infatti. Nessun cazzo di motivo. Non c'è niente che mi fa ribollire il sangue come i randagi. Dove si è accampato il tuo clan? Non c'è nessun clan, nessun campo. Sono qui da solo. No, non me la bevo. I nomadi si muovono sempre in branco. La mia famiglia si è sciolta. Per questo sto andando a Night City. Il che ti rende un reietto tra i reietti. Di certo spero che tu te ne vada presto. Ho visto una torre di comunicazione. La mia antenna è fuori uso. Devo contattare una persona. Quello che devi fare è levarti di torno senza dire un'altra parola. Non voglio più vederti gironzolare da queste parti. Capito? Te l'ho già detto. Non voglio problemi. Allora smettila di cercarli e vattene per la tua strada. Thank you.
Pronto? Rispondi! Rispondi! Ah, finalmente ti trovo! Willy McCoy, è bello sentire la tua voce. Sì, vorrei poter dire lo stesso. Mi serve il tuo aiuto, per l'ultima volta. Per l'ultima volta? Di nuovo? Devo trovare un cliente con un carico per me, ma non so dove sia. Ah, ok. Eri nel posto giusto, al momento giusto? Mi si è rotta l'auto, l'accoppiatore. È un miracolo che sia arrivato fin qui. Forse il cliente mi ha lasciato un messaggio. Puoi controllare? Certo, ma è l'ultima volta. Dico davvero. Il nome del cliente? Jackie Wells. Ah, in effetti ha lasciato un messaggio. Ti aspetta in una fattoria. Ti invio le coordinate. Grazie, Willy. Ti devo un favore. Già, non farti ammazzare. E non chiamarmi più. Temevo di dovermi dare all'agricoltura. Spero che tu sia qui per me. Sei tu, Wells? Jackie, por favor. Io sono V. Allora, hai un carico da trasportare? A casa mia, prima di parlare d'affari, condividi un po' di te. È un'usanza e anche buone maniere, sai? Iniziamo da te, allora. Nato a Night City, ho Haywood nel sangue. Mai stato a Night City, non significa molto per me. Ora, immagina un posto in cui tutti sono tuo fratello, tua sorella o perlomeno distanti cugini. Credo di capire. Non sono tenuti a piacerti, ma sono la tua famiglia. Quella è Haywood, oltre al fatto che girano tutti armati. E tu? Diciamo che vengo da una mia Haywood. Tu e io andremo molto d'accordo. Il carico. Che c'è dentro? Meno ne sai e meglio dormi. Non lo so nemmeno io, ed è meglio così. Non sai cosa dovremmo contrabbandare? Sono merci corporative rubate. Rubate? No, qualche idiota le ha perse, un altro idiota le ha trovate, le ha vendute e ora sono qui. Sai com'è? L'effetto farfalla, quella roba lì. E nessuno sta cercando questa cassa? Non è un problema se cercano. È un problema solo se la trovano prima di attraversare il confine, no? Carichiamola sull'auto. Ma certo. Iniziamo a pensare che non saresti venuto. Mi hanno trattenuto. E poi non sei proprio facile da trovare. Tengo un profilo basso, sai. Lo sceriffo sembrava un gran rompicoglioni. Già. Che bestione!
Hai i documenti di trasporto? Ma certo. Il Fixer non ti ha dato tutti i dettagli? Sì. Volevo solo assicurarmi. Ascolta, amico. Siamo entrambi professionisti, no? Non ci siamo persi, vero? Ehi, sei sicuro di aver già fatto contrabbando? Perché sei nervoso? Io? Forse un po'. Scansioneranno e controlleranno i documenti. Ah, ok. Lascia parlare me. Check di sicurezza inizierà tra un attimo. Ho un bruttissimo presentimento. Passami i documenti, vorranno vederli. Eccoli qua. Vediamo. È indicato come PA. Perfetto. Che significa? Perso all'arrivo. Significa che la merce è stata registrata come persa non appena attraversato il confine. Oh, quindi sanno che è contrabbando? Stanno per scoprirlo. Il proprietario del veicolo nell'area di ispezione è richiesto per ulteriori accertamenti. Ah, porca puttana. E ora? Se vogliamo che il doganiere chiuda un occhio, dobbiamo dargli qualcosa in cambio. Hai il chip di credito con la mazzetta? Oh, sì, già. Me l'ero dimenticato. Dimenticato, ovviamente. Il motore acceso, in caso di problemi. D'accordo. Se hai un'arma, mettila qui. Ti aspettano nella stanza 2. Si sieda. Documenti? Conosco le regole, c'è tutto. Forse sì, forse no. Vedremo. Che cosa trasportate? È scritto lì. Tutto quanto? C'è un altro allegato ai documenti. Ah, sì. Ricordami, per quale clan nomade guidi? Nessun clan. Lavoro per me stesso. Audace e poco intelligente. Sai, quando vedo qualcuno come te, sono sempre felice di trovarmi da questa parte del tavolo. La cosa è reciproca. Va pure. Il tuo socio ti aspetta in auto.
dimenticare i tuoi oggetti personali. Ci conosciamo? Attenzione con quel giocattolo. E benvenuto a Night City. Quelle piccole merde credono che Night City sia una sorta di paradiso. Che ci vuoi fare? Giovani, ingenui, per non dire ignoranti. Scrivi la parola spazio a 7299. Che è successo lì dentro? Te lo dico dopo. Prima andiamocene da qui. Sì, ok. Dirmi cos'è successo lì dentro. Uno stronzo della dogana ha fatto il pignolo. Non è normale. Non fino a quel punto. Prevedi problemi oltre la curva. Tu pensa a guidare, Jackie. Sta arrivando qualcuno. Non promette bene. Fermate immediatamente il veicolo! Andiamocene da qui! Ok! State contrabbandando merce di proprietà corporativa. Ripeto, fermate l'auto! Merda! Andare tutto liscio, niente problemi. Calmati, a volte queste cose capitano. Questo? Capita questa merda? La sicurezza di confine ha avvertito la corporazione che abbiamo il loro carico. Com'è possibile che quei doganieri ci fottano come meglio credono e senza conseguenze? Ha corso un rischio, ha ipotizzato che non avessimo un clan a coprirci le spalle e aveva ragione. Ah, fottutamente ridicolo. E ora? Potrei farti la stessa domanda. Continuerai a fregnare o ci mettiamo una pietra sopra? Te lo devo dire.
Sono un po' a secco. Al momento non posso pagarti. Ti darò i tuoi soldi dopo che avrò incassato la mia parte per questa merda corporativa. Oh, e tu hai pensato che sarei rimasto tranquillo ad aspettare? In realtà pensavo di non pagarti affatto, di mollarti lì e sparire una volta attraversato il confine, ma... non sei male. Apprezzo l'onestà. Grazie. Quindi, ora che si fa? Ora diamo un'occhiata a quella cassa. Apri. Oh cazzo. Sulla cassa c'è scritto Arasaka. Stiamo derubando dei pezzi grossi. Allora forse anche il bottino sarà grosso. Non scherziamo. Una vera iguana. E delle piccole antille, credo. Credi che valga qualcosa? Sì, credo che ci renderà molto felici. Ci? Sì, socio. Divideremo a metà. Qualsiasi fixer decente troverà uno interessato a un gioiellino come questo. È un peccato, però. Ho sempre voluto un animale. Avevo pensato di chiamarlo Manny. A ogni modo, sai già che cosa farai a Night City? Non ho nessun piano. Ho trascorso gli ultimi anni a viaggiare da uno stato all'altro con la mia famiglia nomade. Forse ti aspettano da qualche parte. No. Abbiamo deciso di andare ognuno per la sua strada. Deve essere dura non avere nessuno da cui tornare. Ma non preoccuparti, ti aiuto io a trovare un alloggio. Dovrai pur vivere da qualche parte. È importante avere qualcuno su cui contare. Non lo so, una famiglia. Potresti fartene una anche tu a Night City. Grazie, lo apprezzo molto. Ma dai, figurati. C'è sintonia tra noi due. E sarebbe un peccato sprecarla, socio. Ehi! Oh, stronzetto coccolone. Ok, socio. Prendiamo la lucertola e leviamoci di qui.